Ciao a tutti! Le sfide musicali si susseguono in ogni epoca, competizioni di bravura, di agilità, gare e concorsi per mettersi alla prova, per dimostrare le proprie capacità, ma l'origine di questo tipo di sfida si perde davvero nella notte dei tempi. Tra duelli pianistici tra titani della musica o sfide a colpo di archetto, risaliamo fino a sfide musicali dell'antica Grecia con gli dei dell'Olimpo. Eh sì, questa sfida è davvero mitologica. La troviamo narrata da Ovidio nelle Metamorfosi, poema epico-mitologico che risale all'anno 8 d.C. Ecco i protagonisti. Pan, dio dall'aspetto di un satiro, un po' uomo, un po' animale, con zampe caprine e corna, legato ai boschi e alla natura. Apollo, dio del sole e di tutte le arti, della musica, della poesia e della medicina. Tmolo, antico re della Lidia, divenuto la divinità del monte che da lui prese il nome di Tmolo. Ed infine Remida, mitico re della Frigia. Ricordate chi era Remida? Era il re che aveva ricevuto da Dioniso il dono di trasformare in oro tutto ciò che toccava, ma dopo i primi momenti di gioia si rese conto di non poter neanche mangiare, perché tutto al suo tocco diventava oro. Implorò così Dioniso di togliergli quel terribile dono. Dioniso glielo concesse e così Remida riuscì a lavar via il suo tocco bagnandosi nel fiume Pattolo. E qui inizia la nostra storia. Remida ha ormai imparato che la sua ingordigia d'oro gli porta solo dei guai e pensa bene di dedicarsi a delle belle passeggiate nei boschi, dove passa spesso il suo tempo con Pan. Un giorno, in una delle tante passeggiate verso il monte Tmolo, incontra Pan, che suona con la zampogna una tenue canzone alle ninfe. Pan è molto sicuro di sé e pensa bene di vantarsi della sua esecuzione, credendosi un musicista migliore di Apollo. Questa sfida raggiunge l'Olimpo e Apollo la accetta. Discende così per un duello musicale con Pan. Come giudice si sceglie Tmolo stesso, che tanto è sempre lì nella sua montagna. La sfida ha inizio. Per primo si esibisce Pan soffiando nella sua zampogna e Mida, che si trova in mezzo a tutta questa storia davvero per caso, ne rimane estasiato. È la volta poi di Apollo, con i suoi capelli biondi e la corona d'alloro che simboleggia sapienza e gloria, il mantello lungo fino a terra color porpora, la cetra tempestata di gemme e di avorio indiano. Insomma, bello come un dio. Con gesto d'artista tocca le corde e ne esce una musica così soave, una tale dolcezza che Tmolo, pur apprezzando l'esecuzione di Pan, non può che dichiarare la vittoria per Apollo. Tutti approvano questa scelta, anche Pan che l'ha persa, tutti tranne Mida. Remida, che già aveva dimostrato non particolare intelligenza con il suo golden touch, inizia a criticare Apollo e a gridare ingiustizia. Apollo, così, per dargli una bella lezione, gli tira le orecchie fino a fargliele allungare. Diventano cosparse di un pelame grigio. Insomma, orecchie d'asino. Che Mida sia un chiaro esempio di come i pregiudizi possano falsare l'imparzialità di un giudice? Comunque, è una giusta punizione per chi non sa ascoltare. D'altra parte, se le orecchie non sentono bene, allunghiamole un po', così da ricordargli le sue competenze musicali. Questa è l'unica sfida musicale del dio Apollo? Ovviamente no. Anche il satiro Marsia lo sfidò
era riuscito ad impossessarsi del flauto che Atena aveva gettato, e perché ad Atena non piaceva il fatto che mentre lo suonava le si gonfiavano le guance. La bellezza contava molto anche all'epoca. Ma nessuno può nulla contro il dio della musica. Apollo vinse, ma la sfida finì questa volta con la morte per scorticamento di Marsia. Gli dei dell'Olimpo non sono sempre clementi. La sfida musicale tra Pan e Apollo ha ispirato moltissimi dipinti in ogni epoca, tra cui Mida giudice di Apollo e Pan di Giulio Romano, disegno realizzato per gli affreschi della Camera di Ovidio di Palazzo Te a Mantova. La gara di Apollo e Pan di Tarchiani. Il giudizio di Mida di Lorenzo Leonbruno. E anche Botticelli inserì Mida e le sue orecchie nell'opera Calunnia. Oltre ai pittori, ne fu ispirato anche Johann Sebastian Bach, che compose la Contesa di Febo e Pan nel periodo attorno al 1729. C'è chi ritrova in questa composizione una presa di posizione di Bach a favore di Apollo, dio dell'equilibrio e della bellezza, contro Pan, che rappresenta musicisti progressisti e modernisti. Come se alla fine trionfasse il tradizionale Apollo, il buon ordine delle idee. Secondo Philipp Spitta, musicologo tedesco, in quel periodo c'era una forte controversia tra Bach e Adolf Scheibe. Scheibe aveva infatti tentato di diventare organista di una delle chiese di Lipsia, ma Bach, che era uno dei giudici, aveva preferito un altro organista. Scheibe così si vendicò, scrivendo una critica non bella a Bach. Il musicologo Spitta vede dunque Bach come Apollo e Scheibe come Remida. Tuttavia, questa interpretazione risulta scorretta grazie a un'analisi del musicologo Arnold Schering, che sostenne che, poiché Bach aiutò Scheibe scrivendo una lettera nel 1731 per fargli ottenere un incarico, perché avrebbe dovuto quindi prenderlo in giro nel 1729 per poi aiutarlo nel 1731? Picander scrisse il libretto di quest'opera, allungando e reinterpretando quelli che in realtà sono solo una cinquantina di versi di Ovidio. Creò così una piccola opera mitologica in una vera e propria sceneggiatura in 15 brani, dove si alternano solisti e coro tra arie, corali e recitativi. Oltre ai personaggi di Phoebus Apollo, per la voce di basso che suona la lira, Pan, un'altra voce di basso che suona invece il flauto di Pan, Midas, tenore, e Tmolus, un altro tenore, compaiono anche altri personaggi, Momus, soprano, dio della beffa, e Mercurius, contralto, dio del commercio. Questo riadattamento è Tmolus e non Apollo a punire Mida. Quest'opera ebbe la sua prima esecuzione a Lipsia, in Germania, il 29 settembre 1732, ma non sappiamo per quale occasione sia stata scritta, forse per la fiera dell'autunno che si svolgeva nella città nel 1729. Per chi fosse interessato alla fine di Remida, beh, rimase con le sue orecchie d'asino. Pensò di nasconderle sotto una tiara, ma il suo barbiere le vide e, nonostante il giuramento del segreto, la notizia si sparse e tutti i suoi sudditi seppero delle sue orecchie e ne sparlarono senza pietà. Ricordate, mai sfidare Apollo in una gara musicale. Il dio della musica vince sempre. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like di supporto, condividilo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.